Caro Premier, ti scrivo. Dopo l'assemblea dei sindaci della Locride in cui si sono gettate le basi per la grande mobilitazione del 14 novembre a Roma a difesa dell'ospedale di Locri, i primi cittadini del comprensorio hanno inviato una lettera appello al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, chiedendo cortese udienza per cercare sinergicamente di porre in essere una risoluzione tempestiva al problema. Nel nostro territorio, si legge nella missiva inviata per conoscenza anche al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il diritto alla salute sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana viene tragicamente negato ai nostri cittadini. Noi sindaci non possiamo e non siamo più disposti ad assistere da spettatori passivi a questa condizione di sofferenza a cui è stata ridotta la nostra gente. Le scene a cui si assiste quotidianamente, sostiene il presidente di Assocomuni Rosario Rocca, assumono un carattere surreale. Si registrano casi di mala sanità sempre più frequenti, episodi di pazienti costretti a stazionare nel pronto soccorso giornate intere senza poter ricevere assistenza medica e addirittura di reparti che a fasi alterne vengono chiusi e riaperti per l'impossibilità di dare copertura ad ogni turnazione di lavoro. Intanto ieri al pronto soccorso dell'ospedale anche un sopralluogo del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, ospite a Locri di un'iniziativa politica. Ilario Balì per la CNews 24.